Siamo con Alice Amatore e Pier Giorgio Di Tullio, candidati con il Partito Democratico. Volete spiegarci i punti della vostra campagna elettorale? Certo. Avete uno slogan anche abbastanza rivoluzionario. Sì, il nostro slogan è il coraggio di cambiare. Abbiamo deciso di usare questo slogan così forte perché crediamo fortemente che la nostra città abbia bisogno di un cambiamento netto. Noi siamo all'interno dei nostri punti, abbiamo deciso di inserire soltanto idee concrete e progetti tangibili. Uno tra tutti, possiamo dire, il nostro cavallo di battaglia è quello di istituire 3 centri polivalenti nei quartieri periferici e popolari, nei quali possano essere centri di aggregazione, di protezione di cultura e di attività tra le più varie. Sì, assolutamente. Il nostro obiettivo non è quello certo di cambiare il mondo, ma di provare a cambiarlo. E questo attraverso la concretezza, l'onestà che è un punto di partenza e la competenza che è un punto di arrivo del nostro progetto. Noi vogliamo partire dalle nostre esperienze, dalla nostra voglia di rivoluzionare le cose, dalla voglia di avvicinare i cittadini all'esperienza politica, che deve essere resa una cosa pubblica per tutti, al servizio di tutti e non personalistica. Quindi partendo da delle proposte concrete che sono portare cultura, portare luce laddove c'è l'odio, laddove c'è il buio, laddove non c'è la cultura e la civiltà, significa riportare la gioia di vivere insieme, significa riportare la vitalità all'interno di una città. Questo è il nostro obiettivo principale. Inoltre siete entrambi giovanissimi, quindi immagino che la vostra campagna si fondi anche sul futuro dei giovani. Assolutamente sì, il futuro dei giovani è il futuro, ma anche dei nostri figli. Lei è sicuramente più giovane e più bella di me. Io sono padre di 3 figli e ho la necessità di dire e di dare ai miei figli un futuro possibile in questa città. Quindi i giovani rappresentano la vera e propria impresa, il vero e proprio investimento ed è l'elemento fondamentale sul quale centreremo il nostro programma e soprattutto la nostra attività quotidiana con i giovani, fra i giovani e per i giovani. Io dico sempre che i giovani non sono il futuro ma sono il presente e quindi hanno bisogno di strumenti concreti per esprimersi al massimo e per esprimere le proprie possibilità, perché non si sentano costretti a scappare da Foggia e in qualche modo rimanere e provare a costruire qualcosa qui. Uno fra tutti abbiamo inserito tra i nostri punti la valorizzazione del forum dei giovani, che è uno strumento in mano ai giovani, ma negli ultimi 5 anni ha stentato a emergere per idee e per progetti innovativi. Se solo si desse maggiore spazio a una realtà come questa, se solo si desse un budget a disposizione dei giovani per far creare ai ragazzi attività per i ragazzi, forse si potrebbe costruire qualcosa di giusto e concreto.